Si ferma a Napoli il progetto sulla sicurezza stradale Sii Saggio Guida Sicuro, organizzato dall'Associazione I Meridiani per sensibilizzare gli studenti a comportamenti di guida corretti. Eccesso di velocità, manovre vietate e l'inutilizzo del casco sono infatti causa del 90% degli incidenti stradali che coinvolgono per lo più i giovani. Nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino, l'iniziativa sulla guida sicura, giunta alla quarta edizione, ha coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'obiettivo è trasmettere poche ma essenziali regole per rispettare la propria vita e quella degli altri. Gli incidenti stradali stanno ricoprendo delle percentuali molto elevate, tutto è legato prevalentemente ai comportamenti non corretti, quindi queste opere di sensibilizzazione devono riportare alla consapevolezza da parte del giovane che si affaccia alla guida per la prima volta o all'inizio del suo percorso di vita a un comportamento più corretto. Su questo bisogna intervenire prevalentemente, più che intervenire sulle infrastrutture, sulla segnaletica, che comunque sono cose importanti. Gli studenti che partecipano al progetto si cimenteranno anche nel concorso di idee, che prevede la realizzazione di un manifesto pubblicitario e di uno spot video sul tema della sicurezza stradale. L'evento si concluderà in Piazza Plebiscito il 15 e 16 novembre. E noi patrociniamo questo progetto perché siamo convinti che attraverso messaggi positivi, cioè non come sempre depressivi e deprimenti, attribuendo ai giovani responsabilità che spesso non hanno, ma positivi attraverso la costruzione anche di strumenti linguistici e video adeguati fatti dagli stessi ragazzi, si possa far diffondere l'idea che la mobilità sicura non sia un disvalore, non sia un essere troppo bacchettone, si possa combattere anche lo stereotipo di una Napoli che è sempre sregolata e scatenata e inosservante delle regole, e si possa invece convincere i ragazzi che il tema della felicità, il tema del dominio dello spazio, il tema del loro rapporto con la città sicuramente passa per un buon rapporto con la mobilità.